Allora, siamo qui in studio, c'è Giovanni Valentini, editorialista del Fatto Quotidiano, con una rubrica Il Sabato del Villaggio. È stato anche a lungo 7 anni direttore dell'Espresso e anche vice direttore di Repubblica. La famiglia Agnelli, gli eredi Agnelli con i rami Elkann e Nasi nel complesso hanno annunciato un utile delle loro attività attraverso la cassaforte, la holding Exor di 4,2 miliardi di euro per il bilancio consolidato 2022, un utile che è del 147% superiore a quello dell'anno precedente. E anche la liquidità, del gruppo Exor per la prima volta supera i debiti, quindi la cassa al netto dei debiti è positiva per quasi 800 milioni di euro. E Exor è controllato dagli eredi di queste famiglie, Agnelli, Elkann e Nasi, attraverso una cassaforte Giovanni Agnelli BV, una società che ha sede in Olanda, e in Olanda hanno sede anche la Exor e la ex FCA, la ex Fiat, che oggi si chiama Stellantis. Insomma, hanno scelto l'Olanda, un paese che dicono ha una legislazione per gli affari più favorevole di quella italiana, ma un paese anche in cui il fisco tratta meglio il business, gli imprenditori. Stellantis, il gruppo che è nato dalla fusione tra la ex Fiat, ex FCA e il gruppo francese Peugeot Citroën PSA, anche ha realizzato un utile record, 16,6 miliardi di euro di utile netto nel 2022. Ma nelle aziende operative, gli Agnelli, nonostante questi risultati finanziari così eclatanti, hanno fatto spesso dei disastri. E proprio nell'industria dell'auto stiamo assistendo a un declino. Il gruppo Stellantis ha annunciato per quest'anno il taglio di 2.000 posti di lavoro in Italia e così salirebbe a 8.000 posti di lavoro, la perdita di occupazione a partire dal 2021. La produzione di automobili in Italia è in calo pressoché costante. Secondo i dati della FIM-CISL, la produzione di automobili in Italia di Stellantis l'anno scorso è stata inferiore a 500.000 veicoli. Il calo è del 32,7% rispetto al 2016. Ferdinando Uliano, segretario nazionale della FIM-CISL, la situazione industriale e la produzione negli stabilimenti italiani di Stellantis non è brillante, non è così positiva come descrivono i risultati finanziari. Stiamo riscontrando un calo occupazionale che è determinato sicuramente dalla trasformazione verso l'elettrico. Abbiamo riscontrato un primo timido ripresa nel primo trimestre del 2023, però la situazione è circa un terzo della potenzialità che gli stabilimenti hanno. La fusione tra l'ex FCA e il gruppo francese PSA, che risultati ha portato a livello industriale? Perché la produzione, se si somma la produzione delle due aziende che si sono fuse, ancora oggi è inferiore a quella precedente. Ma ad esempio l'amministratore delegato è stato scelto, forse dovrei dire imposto, il manager che guidava già il gruppo PSA, il portoghese Carlos Tavares, ma gli stabilimenti italiani rischiano di essere penalizzati. La scelta della nuova Stellantis è di fatto di delegare ai francesi, quindi al gruppo di Tavares, la gestione dell'azienda. Quindi gli Elkann stanno dentro la cassaforte e il controllo dell'azienda, ma dal punto di vista della gestione delle scelte manageriali è a trazione Tavares, se vogliamo dircela fino in fondo. Quello che noi riscontriamo è che siamo in una fase un po' particolare, perché la montagna di utili e di ricavi sono stati fatti nonostante i volumi sono in calo in tutte le realtà, non solo in Italia, perché il problema sui semiconduttori e sulle forniture ha di fatto dato una minor capacità di offerta delle case automobilistiche e quindi i prezzi si sono alzati. Quindi,
i ricavi e i redditi sono saliti da parte delle aziende, ma i volumi, diciamo, sono abbastanza contenuti. La strada verso l'elettrico, c'è stato un allarme di una perdita di posti di lavoro potenziale fino a 60-70 mila posti, o si può invece investire per andare in maniera positiva verso l'elettrico? Il gruppo Stellantis ha assegnato piattaforme elettriche nuove future per quanto riguarda tutti gli stabilimenti italiani, quindi non abbiamo una situazione di rischio di chiusura di stabilimenti. Il problema è che il tema della produzione elettrica fa pagare un costo occupazionale alle fabbriche di assemblaggio come Fiat intorno al 20%, perché ci vuole meno manodopera per costruire le macchine elettriche. Questo impatto è maggiore rispetto alla rete di fornitura, dove in Italia il rischio si aggira intorno al 50%, quindi quelle 70.000 unità sono la somma dei 270.000 occupati oggi in tutto il settore dell'auto in Italia. Stellantis oggi ne ha quasi 47.000 come dipendenti. Per gli agnelli, per gli azionisti ci sono più profitti, più utili, ma per la filiera industriale, per i lavoratori, la situazione è diventata più difficile. Tra l'altro, la transizione verso l'elettrico richiederà anche la valorizzazione di attività che, ad esempio, la Magneti Marelli un tempo apparteneva al gruppo FCA, è stata venduta per fare cassa, l'ha comprata un gruppo giapponese e quindi anche questo è un depauperamento. Un altro disastro, Giovanni Valentini, i giornali, intorno nel 2016 gli Agnelli hanno fatto il salto, prima erano stati azionisti a lungo di RCS, Corriere della Sera, uno degli azionisti chiave, cambiano cavallo e decidono di comprare quello che era l'attività del gruppo editoriale L'Espresso, oggi si chiama GEDI. Tu sei stato direttore dell'Espresso, sei stato vice direttore di Repubblica. Cosa fanno gli Agnelli? Appena arrivano, aprile del 2020, nominano subito, cambiano il direttore di Repubblica, via Carlo Verdelli, che tra l'altro in quel momento era anche oggetto di una campagna pesante da parte dei fascisti, no? E viene nominato direttore di Repubblica Maurizio Molinari, che era da 5 anni il direttore della stampa. E anche direttore editoriale, anche direttore editoriale. Io sono stato l'ultimo direttore dell'Espresso nominato da Caracciolo e Scalfari. Non c'era Agnelli, ma non c'era neanche De Benedetti a quell'epoca, cioè a metà degli anni Ottanta. Io fui nominato direttore nell'84, ero capo della redazione milanese di Repubblica, giornale alla cui fondazione avevo partecipato all'inizio, e quindi io sono entrato all'Espresso che era ancora dei legittimi, diciamo, proprietari, dei legittimi fondatori. Nel 2016, quando poi è avvenuta la fusione, io ero già fuori in quel momento, quando è avvenuta la maxifusione tra Repubblica e la stampa sostanzialmente, no? Quello che si chiamò l'ircocervo Che poi di Stampubblica. all'inizio gli Agnelli entrano in punta di piedi perché prendono una Esatto, quota di minoranza, è il e 2016. questo stavo dicendo, esattamente. Cioè, però io scrissi un libro intitolato La Repubblica Tradita. Quella fu una infausta fusione fra due corpi, Repubblica da una parte, l'Espresso dietro, eccetera, eccetera, e la stampa. La stampa, giornale per carità, rispettabilissimo, ma sempre appartenuto alla famiglia Agnelli, il giornale della Fiat, il giornale dell'avvocato Agnelli in particolare, quell'avvocato che Eugenio Scalfari chiamava un po' scherzosamente, un po' sul serio, l'avvocato di panna montata. Scrissi quel libro proprio perché intuivo, mi sembrava di intuire, lo snaturamento non solo del giornale La Repubblica, che poi abbiamo visto ormai poi è ridotto a 70.000 copie, ma lo snaturamento del gruppo, che da gruppo editoriale diventava un gruppo di potere economico-finanziario. Poi, quando De Benedetti decise di regalare ai figli e la sua partecipazione, la sua quota, la sua proprietà del gruppo Espresso, i figli non hanno fatto altro che metterlo in vendita,
Infatti poi l'hanno ceduto alla Fiat che ne è diventata proprietaria. Quindi tutto questo per dire che i giornali sono stati utilizzati come moneta di scambio, come diciamo pezzi di un affare più grosso all'interno del quale la famiglia Elkann, diciamo Gedi per spersonalizzare il discorso, non vedeva l'ora di vendere l'Espresso, cosa inimmaginabile diciamo per chi ha lavorato in quel giornale per una vita, vendere l'Espresso a un imprenditore, voglio dire, non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma che è noto per aver fondato l'Università Telematica Pegaso e per essere il patron della Salernitana, della squadra di calcio salernitana, che quindi diciamo, aveva poco a che fare con le radici culturali, di impegno politico e civile soprattutto dell'Espresso. Lo diciamo, è Danilo Iervolino, Danilo Iervolino, nuovo proprietario dell'Espresso. Poi ha messo in vendita Micromega di Paolo Flores d'Arcas e ha smantellato la catena dei quotidiani locali che Carlo Caracciolo in particolare aveva costruito nel corso degli anni, vendendo le singole testate a singoli editori, ma io voglio dire padroni e padroncini più che editori, padroni e padroncini che hanno tutt'altri interessi rispetto a quelli di fare editoria, informazione. È tutta gente che manovra i giornali, che possiede i giornali anche se non li manovra e con questo status, con questo fiore all'occhiello si presenta in banca, va a chiedere le concessioni edilizie o sanitarie, cioè che fa affari su altri tavoli e si è passati così da quello che era un editore puro come Carlo Caracciolo del Vecchio Espresso a una serie di editori impuri che hanno i giornali, ma hanno i giornali, ripeto, non per dare notizie, per esprimere opinioni, eccetera, eccetera, ma per fare affari. Quindi giornali soprattutto per non dare notizie, potremmo dire. Sì, o dare quelle che fanno comodo ai padroni e ai padroncini che li posseggono. E infatti se vediamo i dati anche di vendita di alcuni di questi giornali, ci accorgiamo come l'arrivo degli Agnelli, di Elkann, del gruppo Gedi, quelli che Marco Travaglio chiama i guerrieri Gedi, vediamo che dopo il cambio di direzione La Repubblica, nell'aprile del 2020, La Repubblica vendeva più di 132.000 copie, queste sono solo le copie cartacee, aveva già perso quota rispetto ai tempi migliori, come tutta l'editoria, però a febbraio 2023, gli ultimi dati dell'ADS, La Repubblica ha venduto 76.000 copie cartacee, cioè quelli in edicola al giorno, meno 42,6%. Guarda, per essere onesti bisogna collocare questi dati che sono reali. Io ricordo un passato anche all'epoca in cui io ero vice direttore insieme ad Antonio Polito e a Mauro Bene, sotto ovviamente la direzione di Scalfari, vendevamo quasi 700.000 copie. Però è un trend che non riguarda soltanto Repubblica, riguarda un po' tutto il mercato dei quotidiani. Nel caso di Repubblica è accentuato dal fatto, dalla contemporanea perdita di identità e di anima di quel giornale. Repubblica è nato come un giornale d'opinione, poi è diventato un ossimoro, cioè un giornale d'opinione di massa, cose che sarebbero in contraddizione fra di loro. Un giornale d'opinione in mano alla Fiat è come mettere al posto della Ferrari, di cui vorrei parlare con il nostro amico sindacalista perché è anche un sintomo della crisi, voglio dire, non solo produttiva, industriale, ma culturale della Fiat, la Ferrari allo sbando, un declino allo sbando, ha trasformato i giornali in appendici, per così dire, della Fiat. Però il calo di vendite che ha avuto Repubblica dal appunto aprile 2020, arrivo del gruppo Agnelli nella proprietà, cambio di direttore con Molinari. Se prendiamo il Corriere della Sera, che era diciamo il rivale di riferimento che vendeva più copie di Repubblica e ancora oggi vende più copie cartacee, è sceso da 180.000 a 139.000,
però il calo è del 22,9%, quindi in percentuale è quasi la metà. È proprio quello che E ti anche dicevo, cioè anche la stampa. la perdita di appeal, di identità, di anima del giornale. E anche la stampa, il giornale di casa Agnelli, ha perso copie, ma ha perso circa il 22%. Questo vuol dire che proprio la cura Agnelli, la cura Molinari, non so come Valentini la battezzerebbe, ha Ma non è neanche una snaturato. cura, No, è una è cura al una contrario. terapia No. terminale, non lo so, Una terapia terminale. Ha snaturato la linea editoriale del giornale, e infatti da un giornale schierato che aveva bisogno dei nemici, no? Craxi, Berlusconi, Salvini, un giornale in mano a un direttore anche che è più vicino agli Stati Uniti, a Israele, che partecipa Esatto. alle riunioni della Commissione trilaterale, alle riunioni del Club Bilderberg, e quindi insomma è Guarda, una crisi di identità. per noi che avevamo partecipato da ragazzini, perché io cominciai a lavorare a Repubblica nell'ottobre del 75, prima che il giornale uscisse, a tutti i numeri zero, avevo 27 anni all'epoca, fu traumatico già l'arrivo di De Benedetti. Per quanto De Benedetti, diciamo, fosse accolto da Caracciolo e Scalfari, per quanto De Benedetti fosse probabilmente l'industriale più progressista, e si fa per dire, ma più affine alla storia. Anche questo potrebbe essere uno ossimoro, Sì, industriale sì. Beh, progressista. industriale Non progressista. per tutti, ci No, sono. esatto, ci sono, diciamo illuminato, non so Ce come dire, ne però sono. era quello più affine alla storia di Repubblica. Lui si professava repubblicano politicamente, quindi voglio dire, De Benedetti fu già accolto. Io sull'Espresso feci una copertina intitolata Venduti e comprati. Restiamo noi stessi, perché pensavo appunto che fosse un plus del giornale conservare la sua anima, la sua identità, e quella che i giornali del gruppo GEDI stanno perdendo. Ci sono state voci ripetute di una possibile anche intenzione di John Elkann di vendere addirittura la Repubblica, e di una trattativa, un approccio sempre di Danilo Iervolino, che ha sempre quasi interamente quel miliardo che gli deriva dalla vendita dell'Università Pegaso in tasca. Guarda, non so e mi auguro che non avvenga. Mi auguro che non avvenga perché Repubblica, oltre che un giornale, è stato non un partito, come erroneamente si è detto, perché è stato qualcosa di più di un partito. Scalfari usava una bella espressione che usava già per l'Espresso e poi ha mutuato per Repubblica, cioè una struttura d'opinione, una specie di club fra i giornalisti che facevano i giornali, l'Espresso e la Repubblica, e il rispettivo pubblico, una struttura d'opinione. Quindi un luogo, diciamo, un luogo della mente, dove si incontravano culture diverse, tutte legate però da una matrice comune che era liberale, progressista per l'appunto, fetta dell'opinione pubblica italiana che ha perso e sta perdendo attraverso il declino di Repubblica anche un suo punto di riferimento. Giovanni Valentini, parlavi della Ferrari. Veramente mi piange il cuore a vedere la Ferrari ridotta così male. Già l'anno scorso, nel campionato dell'anno scorso, ha collezionato una serie di brutte figure, di pessime figure. Poi è passata la guida a questo francese, Vasseur, mi pare che si chiami, però i risultati non arrivano. Secondo me anche questo è un sintomo della crisi, diciamo, di cultura industriale che sta in testa oggi al gruppo Elkann. Ecco. Devo dire che dal punto di vista produttivo, quindi dello stabilimento e dei modelli che vengono prodotti, le cose vanno molto bene. Tanto è vero che noi abbiamo contrattato sindacalmente un premio per i dipendenti che è collegato alle vendite, quindi alle Ferrari che non solo vengono prodotte e vendute, e i dipendenti quest'anno hanno Però preso quanto può 13.500 durare euro. un trend del genere? Il marchio è talmente riconosciuto e oggi abbiamo addirittura una situazione in cui abbiamo raddoppiato i turni nelle linee di produzione quando il Ferrari non era mai esistito, neanche quando si vinceva un premio.
anche il gruppo Stellantis, cioè noi abbiamo fatto un accordo sindacale che ha consentito di distribuire il recupero del potere d'acquisto per tutti i lavoratori, quindi c'è stato un incremento salariale dell'11%, cioè abbiamo recuperato tutta l'inflazione, ciò che non si riesce a fare negli altri contratti. La sofferenza che abbiamo è dentro la trasformazione, che è una trasformazione che ha tutti i punti di domanda rispetto all'elettrico. Abbiamo un governo che da questo punto di vista è assente. Bisognerebbe accompagnare la filiera, accompagnare, diciamo, la trasformazione e chiedere magari a Stellantis di fare delle scelte che l'indotto non abbia delle ripercussioni negative. Perché non vorremmo che noi produciamo le autovetture negli stabilimenti Fiat, abbiamo tutte le piattaforme sull'elettrico importanti, ma la rete di fornitura italiana non viene utilizzata. E invece, da questo punto di vista, ci vuole un'azione diretta da parte del governo nel chiedere garanzie che si faccia lavorare anche al resto della filiera del settore dell'auto, perché sennò noi rischiamo di dare lavoro ai 47.000 dipendenti di Stellantis, che è importante, ma dall'altra parte gli altri 200.000 che lavorano anche per Stellantis, ma anche per gli altri gruppi, soffrono e soffrono maledettamente. Questo riferimento mi fa pensare che siano indirizzati di più verso la Francia i contratti diciamo, di fornitura. È una preoccupazione che noi abbiamo, cioè sullo stabilimento di Melfi, che è il primo che ha la destinazione delle piattaforme elettriche del nuovo gruppo Stellantis. Oggi solo due realtà hanno ottenuto le commesse per le nuove vetture che verranno messe in produzione nel 2024. E noi abbiamo chiesto al governo di intervenire. Bisogna mettere in campo gli investimenti, i finanziamenti che servono per il settore per accaparrarsi quelle forniture che in Italia non stiamo facendo sull'elettrico, le batterie e i semiconduttori, e dall'altra chiedere a Stellantis di dare le garanzie rispetto alle forniture al nostro indotto, perché sennò veramente si rischia che in Italia Macron va pure dai fornitori a benedirli. Marelli sta soffrendo anche di questo perché da azienda di Stellantis è diventato un fornitore e se non ha le garanzie di forniture abbiamo dei problemi occupazionali. E il disastro nel calcio, la Juventus, la squadra di cui Exor, quindi gli Agnelli, possiedono più del 63%, è in grave crisi di risultati sportivi, finanziari, ma anche crisi d'immagine, crisi etica. Perché? Perché è accusata dalla Procura di Torino di falso in bilancio, manipolazione del mercato per aver, secondo l'accusa, falsificato bilanci degli ultimi 3 anni con plusvalenze gonfiate, cioè sul calciomercato calciatori che anziché essere stati venduti con l'incasso di denaro sono stati sostanzialmente scambiati, molte operazioni, molti scambi e ciò nonostante la Juventus ha perso nel bilancio al 30 giugno 2022 la perdita più alta della sua storia. 238 milioni di euro. La Juventus ha chiesto agli azionisti negli ultimi 3-4 anni due aumenti di capitale, 700 milioni di euro iniettati per cassa. Mario Gerevini, giornalista del Corriere della Sera, qual è la tua lettura? Ciò che colpisce è che sia successo in un club come la Juventus, perché i maneggi e i magheggi nei bilanci delle squadre di calcio a tutti i livelli si fanno da sempre, si fanno ancora, ci sono sponsorizzazioni inesistenti, catene di controllo incredibilmente complesse, società di primo livello che sono totalmente in pegno a fondi internazionali e non si sa quale sia il contratto di finanziamento, come sia strutturato. Ma quello che colpisce è che sia successo alla Juventus, che è una società quotata in borsa, ma non solo è stata quotata in borsa, è una società controllata da una grandissima holding quotata a sua volta, che è tra i principali titoli nel portafoglio dei fondi internazionali. Quindi dovrebbe avere un controllo, una governance e un'attenzione alla reputazione massima. Credo, è un mio parere, che uno dei problemi principali sia stato il fatto che un Agnelli fosse alla guida della Juventus.
come se fosse una delega, una provincia delegata, e ciò ha impedito a Exor di fare il suo mestiere, cioè o comunque ha frenato Exor dal porre un limite a certe scelte strategiche e manageriali, a certi acquisti, a una certa gestione del mercato, perché era sostanzialmente tutto delegato ad Andrea Agnelli. E negli equilibri familiari, che sappiamo anche da altre vicende sono molto delicati, probabilmente la provincia di Andrea Agnelli non poteva essere troppo, come dire, tenuta sotto osservazione, tenuta sotto controllo. Per dire, se Andrea Agnelli, invece che essere nella Juventus, avesse avuto la delega sulla Juventus dall'alto, da Exor, probabilmente ci sarebbe stato un cambio di management un paio d'anni prima. Tu dici la situazione della Juventus non è unica nel panorama del calcio italiano come gestione disinvolta delle procedure di bilancio, ma è la più visibile perché la società è quotata in borsa e quindi ha anche degli obblighi quantomeno di rendicontazione e dovrebbe avere dei controlli esterni più efficaci. E comunque le dimensioni di questo disastro sono dimensioni che anche per l'immagine che la Juventus aveva, almeno a livello finanziario, di una società attenta al controllo dei conti, sono devastanti. Ma la situazione della Juventus è più grave perché ci sono dei reati specifici per le squadre, per le società quotate in borsa, e l'esottaggio, la manipolazione del mercato è stato anche il reato che ha permesso alla procura di attivare le intercettazioni. Questo significa che è anche più sotto controllo. Il vantaggio della Juventus è di avere un socio forte dalle spalle larghe, che è Exor, che garantisce la continuità aziendale, cioè che garantisce quei 700 milioni, per la quota parte di quei 700 milioni di aumento di capitale che sono stati fatti. Un altro club probabilmente non potrebbe andare avanti. Però d'altra parte il problema grosso di reputazione della Juventus chiaramente si riverbera su Exor e sulla gestione del gruppo. C'è una lite in famiglia, almeno tra Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato, una causa con i figli John, Lapo e Ginevra, una causa sostanzialmente sull'eredità. Ci sono cause che sono partite dalla Svizzera, il tribunale a Torino. Qual è la situazione di questa grossa lite e quanto è la cifra in ballo, che è una cifra enorme? Sostanzialmente Margherita vorrebbe azzerare tutti gli atti ereditari, cioè quello del padre Gianni Agnelli, che è morto nel 2003, e quello della madre Marella Caracciolo, che è morta nel 2019. Nel suo disegno legale, facendo questo, crollerebbe anche una delle operazioni che hanno determinato l'assetto attuale della Dicembre. La Dicembre è società semplice di Torino, è la cassaforte con la quale John Elkann, che ha il controllo, governa su tutto il gruppo. E Margherita dice sostanzialmente gli atti che hanno portato John Elkann al controllo della Dicembre sono da annullare per una serie di motivi. Questo vorrebbe dire che un terzo o il 50% addirittura della Dicembre sarebbe da rimettere, rimettere in gioco e da ridividere tra gli eredi. Ovviamente dall'altra parte dicono no, non si toccano, possiamo discutere tante cose, ma gli assetti della Dicembre sono intoccabili. Uno degli aspetti fondamentali di questa vicenda è in discussione in questi mesi a Torino, perché il Tribunale Civile di Torino deve decidere in questa fase la giurisdizione, cioè se proseguire in Italia la causa dell'eredità di Marella Caracciolo o in Svizzera. Nel caso
il Tribunale di Torino decidesse tra poco di avere la competenza, questo sarebbe un punto a favore di Margherita, non determinante ma comunque molto importante, perché vorrebbe dire che la struttura dell'eredità immaginata, fatta in Svizzera, cadrebbe in uno dei suoi pilastri, che è il patto successorio, cioè il patto con cui Margherita ha rinunciato all'eredità di sua madre, di Marella, che poi è andata ai tre Cannes. Quindi, in questa ipotesi, si ritornerebbe a una situazione in cui l'eredità di Marella Caracciolo, quantomeno quella, verrebbe ridiscussa. Il cuore di questa vicenda riguarda un importo grosso modo intorno ai 3 miliardi e una quota di circa un terzo della dicembre. Quindi potremmo dire agnelli coltelli, ma chiedo a Giovanni Valentini un giudizio non puntuale sulla vicenda, ma su come allora questa dinastia, che era considerata un po' un blasone, anche una certa immagine dell'Italia all'estero. Intanto c'è da dire anche il prestigio personale dell'avvocato, diciamo anche il suo appeal, il suo fascino. Era un uomo, diciamo, di un certo spessore, di una certa eleganza, ecco, di un certo stile. Secondo me il passaggio, diciamo, ereditario, il passaggio dal nonno al nipote, va inserito nel quadro di un passaggio più generale da gruppo industriale a gruppo finanziario, dove il gruppo industriale aveva a cuore, diciamo, il prodotto, la fabbrica, gli operai, la Ferrari, appunto, la Juventus, mentre ha una società finanziaria che deve tirare a fine anno una riga sotto il bilancio fra entrate e uscite, vedere qual è il profitto, gli utili, distribuire i dividendi, tutto questo interessa di meno, e i giornali ovviamente. Poi voglio ricordare, l'avevo scritto anche in un pezzo qualche tempo fa, che il vero erede designato dell'avvocato era Giovannino Agnelli, il figlio di Umberto. Il nipotino americano, come l'ho soprannominato io, John Elkann, si è ritrovato a gestire una situazione per la quale forse, mi permetto di dire, non era ancora così maturo, e si è trovato proiettato in una dimensione finanziaria che lo ha portato, non so se per esempio ha mai messo piede in uno stabilimento Fiat, ecco. Quindi non c'è da meravigliarsi che lui sull'auto, sulla Ferrari, sulla Juventus, sui giornali, abbia un approccio molto diverso da quello che era quello tradizionale della sua famiglia. E infatti John Elkann, presentando i risultati di Exor in questi giorni, poi ha ribadito che l'interesse di questa società ricchissima, che ha più di 20 miliardi di patrimonio netto, è quello di investire dove? Dice nel lusso, nelle tecnologie e nella sanità privata. Infatti l'anno scorso Exor ha investito quasi 1 miliardo 900 milioni di euro per acquistare partecipazioni azionarie in due gruppi che fanno sanità privata, proprio per andare a coprire anche i buchi e le mancanze della sanità pubblica. Quindi non pensa all'industria e vuole svilupparsi in questi settori, pura finanza. Ferdinando Uliano, un operaio della Fiat che è alle linee di produzione, quanto guadagna? A livello lordo, diciamo la categoria più bassa, intorno ai 31.200 euro. Nel 2022 Carlos Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis, ha guadagnato uno stipendio di 14,9 milioni di euro al lordo delle tasse. Per un operaio che sta alle linee di montaggio di Stellantis e che ha uno stipendio annuo di 31.200 euro lordi, per guadagnare la stessa cifra dell'amministratore delegato Tavares ci vogliono solo 477 anni.